Buonasera, ben ritrovati al TG di Canale 3 Toscana, versione estiva, davanti a Palazzo Pubblico perché è qui oggi la notizia. C'è infatti un nuovo colpo di scena che riguarda la vicenda del Siena Calcio. Proprio mentre si stavano svolgendo i colloqui del sindaco Nicoletta Fabio con gli interessati all'acquisizione della società, è arrivata una nota stampa da parte del TAR del Lazio che di fatto accoglie il ricorso presentato dalla società ACR Siena, che quindi di fatto blocca tutto ciò che era stato rigettato da CONI, Covisoc e FIGC. Questo e altro nelle interviste di Pietro Federici. Il Siena Calcio andrà all'Atlas Consulting dell'ex presidente della Triestina Simone Giacomini. L'annuncio del comune è arrivato poco fa, dopo che il sindaco Nicoletta Fabio ha tenuto gli incontri con chi era interessato a dare una nuova vita alla squadra. Alla luce del provvedimento pervenuto oggi, lunedì 21 agosto, da parte del TAR del Lazio, tale possibilità è sottoposta all'esito dell'udienza del prossimo 26 settembre. Sono proseguite nel frattempo le consultazioni con la Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha rassicurato l'amministrazione comunale sul percorso intrapreso, come del resto avvenuto nei giorni scorsi, spiega Palazzo Pubblico in una nota. A partecipare agli incontri per il comune sono stati il sindaco Nicoletta Fabio, il vice sindaco Michele Capitani e l'assessore allo sport Lorenzo Lorè, che si legge nella nota hanno analizzato i progetti presentati e ascoltato idee e proposte. L'amministrazione comunale prosegue il testo, si è ritenuta soddisfatta nei colloqui e della documentazione presentata ed è consapevole della delicatezza della decisione presa. Il comunicato dunque prosegue e spiega che Palazzo Pubblico ha lavorato per tutelare la comunità sportiva senese per dare concretezza a un progetto solido e lungimirante, pur con tutte le difficoltà legate ad una ripartenza del campionato regionale d'eccellenza. Un lavoro, continua il testo, che proseguirà anche nelle prossime settimane, anche per quanto riguarda le strutture sportive. Il soggetto individuato ha piena consapevolezza della ristrettezza dei tempi e delle problematiche in essere, fiducioso che l'amministrazione abbia agito nel rispetto delle regole e soprattutto a salvaguardia della città e del futuro del calcio a Siena. Punto della situazione sulla gestione dei rifiuti dopo i giorni del palio. Tantissime le segnalazioni arrivate a Palazzo Pubblico e questa mattina l'assessore al verde e al decoro urbano Barbara Magini ha parlato con noi accogliendo anche proprio una nostra proposta, quella di fare un bando per realizzare dei veri e propri cestini d'artista, d'autore che possano aggiungersi a quelli già esistenti e aggiungere anche decoro alla nostra città. Di questo e altro, per esempio del porta a porta che così non funziona e quindi potrebbe andare a sparire, e ne abbiamo parlato nel servizio. Se si potesse fare una cosa bella, perché no, credo sia veramente un'ottima idea. Barbara Magi, assessore al verde e al decoro urbano del Comune di Siena, accoglie la nostra proposta per la gestione dei rifiuti, un bando per creare cestini della spazzatura d'artista in città. Una strategia che coniughi quindi l'arte urbana con la salvaguardia del nostro patrimonio dal degrado. Anche nei giorni del palio d'agosto, infatti, numerose sono state le segnalazioni arrivate sia al nostro giornale che a Palazzo Pubblico di cestini stracolmi di rifiuti che erano anche in terra. E sebbene, stando almeno a quanto afferma l'assessore, la situazione sia migliorata rispetto alla settimana della carriera di Provenzano, il problema comunque non è ancora stato risolto. Non solo, a questa criticità si aggiunge anche quella dei rifiuti lasciati abbandonati per terra in pieno giorno, davanti a negozi e abitazioni, nell'attesa del passaggio della raccolta porta a porta. È proprio quest'ultimo sistema che l'amministrazione intende superare o quantomeno ridurre al minimo. Il porta a porta non sta funzionando bene, ha ammesso il titolare alla delega del Verde, che ha poi indicato quali altre misure alternative potrebbero essere adottate. Io spero che, non so quanto tempo ci vorrà, che questa raccolta porta a porta venga, se non diminuita, ma ridotta al minimo. E questo come possiamo fare? Possiamo fare mettendo, come per esempio ci sono a Lucca, che è una città simile a Siena, dei cassonetti schermati che non sono brutti da vedere in zone, ovviamente non in Piazza del Campo, ma in zone dove c'è spazio. Ha detto Magi, che ha poi sottolineato come il Comune voglia potenziare il sistema degli ecositi e installare cassonetti interrati nelle zone periferiche del suo territorio. Sull'argomento rifiuti intanto sono intervenuti dalla maggioranza anche Lorenza Bondi e Marco Falorni, consiglieri di Forza Italia UDC, che in una nota congiunta si sono espressi favorevolmente su una possibile revisione dell'attuale sistema dei cassonetti della spazzatura e della 6 card. Siena in una top 10, ma stavolta davvero poco lusinghiera. Siamo infatti nella
classifica delle prime 10 città d'Italia per indebitamento e questo riguarda circa 28.000 euro a famiglia per appunto la nostra città, un ranking realizzato dalla CGA di Mestre. Sentiamo il servizio di Marco Cremi. Con un debito a nucleo di oltre 28.000 euro, Siena è nona nella classifica della CGA di Mestre sull'indebitamento medio delle famiglie italiane per il 2022. Il ranking, poco lusinghiero, è stato stilato dall'associazione qualche giorno fa, ma qui da noi è passato in sordina, visto che eravamo in pieni giorni di palio. Nella sua analisi la CGA è chiara: con questa situazione si rischia una recrudescenza dell'usura. Non è da escludere che l'incremento dei debiti delle famiglie spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai, si legge nello studio, che da sempre sono più disponibili di chiunque altro ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili. Artigiani, negozianti, autonomi e partite IVA sono le categorie più esposte a questo fenomeno. Per evitare tutto ciò bisogna invertire la tendenza, tornando a dare liquidità alle microimprese, sottolinea la CGA, aggiungendo poi come è altresì necessario incentivare il ricorso al fondo per la prevenzione dell'usura. Inflazione, aumenti di mutui e bollette vengono individuati come cause primarie per l'aumento dello stock di debito. Il report però parla di una situazione critica ma non fuori controllo, evidenziando come le aree dove l'indebitamento è maggiore sono anche quelle con livelli di reddito più alti. Per cui per la CGA è possibile che la crescita dei debiti sia riconducibile alla ripresa economica con, recita il documento, significativi investimenti nel settore immobiliare, che sono in massima parte ascrivibili alle famiglie che hanno un buon tenore di vita. A Siena, dicevamo, il debito a famiglia è di oltre 28.000 euro, con un più 4,5 dal 2021 al 2022. La media toscana è invece di poco più di 27.000 euro, quella italiana infine è di oltre 22.000 euro. C'è dibattito intorno alla scuola media Papini di Castelnuovo Berardenga. L'esponente di Fratelli d'Italia e consigliere comunale di opposizione Lorenzo Rosso tuona contro i ritardi nei lavori e sostiene che i ragazzi dovranno continuare a stare nel cosiddetto bunker container fino a tutto l'anno scolastico. In realtà, secondo quello che ha dichiarato il sindaco Nepi, i lavori sono già a buon punto e per novembre tutto dovrebbe tornare alla normalità. Il servizio è di Gennaro Groppa. Per il quinto anno i ragazzi della scuola media Papini di Castelnuovo Berardenga saranno costretti a seguire le lezioni nei bunker container, nonostante le promesse del sindaco e della giunta piddina. Queste sono le parole con le quali ha tuonato Lorenzo Rosso, esponente di Fratelli d'Italia, consigliere comunale di opposizione a Castelnuovo Berardenga e presidente della locale commissione di controllo del territorio comunale. Il sindaco del PD Fabrizio Nepi, ha detto ancora Rosso, aveva promesso l'inaugurazione della scuola media Papini per il mese di settembre 2022 e al suono della campanella tra circa un mese i ragazzi saranno costretti a subire l'ingresso negli ormai famigerati container bunker per il quinto anno consecutivo. Rosso non lo dice, ma in realtà i lavori, che sono iniziati nell'aprile 2021, sono praticamente ultimati. Giovedì 10 agosto il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi e il vice sindaco Alessandro Maggi hanno effettuato un sopralluogo insieme ai responsabili della direzione dei lavori dell'impresa e degli uffici comunali coinvolti per vedere lo stato dell'opera giunta alla fase di completamento. Il progetto ha previsto l'adeguamento della struttura alle normative antisismiche e antincendio e la realizzazione di una riqualificazione edilizia interna ed esterna. Il taglio del nastro della scuola secondaria di primo grado Papini è previsto entro il mese di novembre, sulla base di un percorso che è stato condiviso tra amministrazione comunale e dirigenza scolastica per consentire di raccogliere tutta la documentazione tecnica relativa alla certificazione energetica antisismica e di prevenzione antincendi dell'immobile e di trasferire al contempo le attrezzature didattiche in modo programmato e funzionale. L'opera conta su un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro, con 1,3 milioni di euro di finanziamenti che sono arrivati da Regione Toscana e Ministero. Il noleggio della scuola modulare provvisoria che ha ospitato i ragazzi e la segreteria per tutto il periodo dei lavori è stato sostenuto da fondi per l'emergenza scolastica della Regione Toscana con una copertura complessiva pari a circa l'80% delle spese. Bene, questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento con la programmazione di Canale 3 per questa sera e per domani alle 19:30 con il nostro telegiornale. Buona serata.